nella porta del tabernacolo abbiamo pane e pesci e rappresentano il frutto eucaristico. Poi nel semicivorio abbiamo la croce con il Cristo morente, mentre là sopra, nel catino absidiale, c'è quel dipinto con l'agnello dell'Apocalisse sopra il libro con i sette sigilli del cristianesimo. E quello rappresenta appunto il Dio che risorge. Poi là dietro si vede la vetrata con i discepoli di prima cena, di Emmaus. Ah no, sì, quello in cui sono che io capito che sono solo. Allora, ok, questo è un po' di notte.